Completato lo scalone, questa è la prima delle sale di accesso al Salone delle Feste. Questa ha conservato, grazie alla ripresa di questo decoro alle pareti, ha conservato un pochino il fascino dell'epoca. Qui noi prima avevamo il catalogo. Poi ci sono quattro stanze, quattro angoli del salone, che sono tutte simili, noi ne vediamo una ma le altre tre sono analoghe, che sono caratterizzate dalla volta su cui sono stati dipinti da artisti dei primi decenni dell'Ottocento affreschi di natura mitologica e che servivano così da stanze di appoggio, da antisala in cui nobiltà, accompagnatori eccetera si trattenevano. Tutto ciò che vedete alle pareti adesso, cioè queste librerie più o meno eleganti o più o meno funzionali, sono state fatte quando la biblioteca è entrata nel 1925. Quindi è stato tolto l'arredo che c'era fino a quel momento, conservato nei depositi di questi grandi lampadari tipo Gattopardo, per intenderci, ce n'erano quattro nel salone principale, sono tutti conservati nei depositi di Palazzo Reale. E poi al posto di queste specchiere ci sono gli stalli delle nostre scaffalature, al centro della sala grande era il posto per l'orchestra, c'era la pedana per l'orchestra. Poi sulla volta, a parte questi quattro grandi lampadari, praticamente ci sono delle griglie con dei mascheroni di tipo greco e pare che dal piano ammezzato, tra il primo e il secondo piano, la servitù si affacciava per vedere quando era finito il vino, quando era finito per il servizio. E poi con tutti questi lampadari erano chiaramente con candelieri. E non erano, Quindi funamboli dovevano essere la servitù. No, ma loro accedevano, erano piano ammezzato, si affacciavano. Per capedine, si affacciavano. Ci affacciavano. Prego. Lampadari viscontiani, chiaramente. Era proprio fatto, non so se si può fare che posto sono lì? Nella stanza dove c'è le macchine per le fotocopie, là cadde la bomba. Infatti fu danneggiata. Danneggiata, è stata restaurata e poi tre anni fa abbiamo avuto un'altra crepa perché il danno fu restaurato col cemento. Diciamo che fu un restauro dell'epoca, quindi. E quindi l'accesso alle balaustre invece adesso... Anche qua ci sono le scalette. Ecco, qui non c'è. C'è una scala, ecco. Che ho là dentro. Il ballatoio. Che balli qua ci devono essere. No? Ci sono Marta, Luigi Marta, che ha fatto una serie di attorelli in cui raffigurava proprio l'accesso. L'ambiente i nobili che salivano sullo scalone, ha fatto un acquerello, un altro acquerello ha fatto il salone l'interno, diciamo, la festa. Questo è bellissimo il salone. Non fa l'orchestra, era questa? No, al centro, dove adesso c'è la sala della sorveglianza. C'era la posizione, centro. Io ho parlato queste sono le sempre le legature che dicevo la prima, vedete la legatura in velluto e oro.
anche perché poi la legatura è una prerogativa dell'Ottocento, in quanto prima i libri non venivano rilegati. Queste per esempio sono le tavole del famoso Michele Tenure. Ah, ecco, l'orto botanico di Napoli. Queste parole che è modernità. Esatto, queste, è bellissimo. Bello questo. Strategico-militari, per evitare le incursioni dei saraceni, dei pirati, e per le guerre che continuamente infestavano il Mediterraneo, le carte geografiche che venivano fatte su committenza di uno Stato non venivano fatte pubblicate, perché se si pubblicavano si davano in mano ai nemici delle informazioni strategiche, venivano fatte a mano o anche stampate ma conservate gelosamente, quindi quello che veniva pubblicato era quello che non era pericoloso, ma quello che serviva ai fini era come gli atti segreti,